tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi video tag sui viaggi e sulle vacanze. Questo video tag è stato ideato da Signorina Bloggy, ciao Samantha, hai sempre delle idee molto originali. Andate a vedere il suo video, del quale vi lascio il link nell'info box perché è molto bello e interessante. E sono stata taggata insieme ad altre ragazze dalle DN33. Ciao Anna, sei stata molto gentile, questo è il mio video di risposta e lascio il link anche del tuo video che è molto bello nell'info box. Per cui inizio subito leggendo le domande, che sono 19. Allora, prima domanda, di solito fai vacanze brevi o lunghe? Di solito vacanze brevi, massimo 4-5 giorni, perché mi stufo presto dei posti, non è tanto per un fatto economico, ma è per questo motivo qua. Sia io che mio marito ci stufiamo subito, sentiamo l'esigenza di tornare a casa, per cui vacanze brevi. L'ideale sarebbe farne tante nel corso dell'anno. Mare, montagna o città d'arte? Allora, sicuramente mare o montagna a seconda dei periodi. Le città d'arte mi mancano, devo dire che non ne ho visitate praticamente nessuna, ammetto la mia mancanza veramente, perché vivendo in Italia è davvero un delitto non averne mai visitate, ma voglio rimediare, per cui nel caso dovessi fare qualche visita a qualche città d'arte vi aggiornerò. Terza domanda, viaggio organizzato o all'avventura? No, preferisco organizzato perché sono un tipo molto comodo, devo avere le mie certezze, per cui non riesco a lasciarmi andare neanche in vacanza. Hotel o campeggio? Hotel, anche di un certo livello, compatibilmente con le mie possibilità. In campeggio non sono mai stata, credo di non essere il tipo ad andare in campeggio, probabilmente mi perdo qualcosa di interessante, mi sono persa qualcosa di interessante, ma io preferisco l'hotel. Zaino o valigia? Valigia. L'ideale sarebbero valigie, ma purtroppo ma a volte bisogna limitare il bagaglio. Nel corso degli anni ho imparato a limitarmi, ma veramente mi porto dietro la casa, per cui valigia. Vacanza comoda e rilassante o all'avventura dinamica? Comoda e rilassante, l'avrete capito. Proprio perché mi piace staccare completamente con la mia vita, che è già abbastanza dinamica normalmente, per cui è relax assoluto. Settima domanda, organizzi tu o lasci organizzare? No, organizzo io, anche qua si sarà capito che sono una piaga, per cui sicuramente devo essere io ad avere in mano le redini e quindi organizzo io. Viaggi da solo in compagnia? No, in compagnia, prima i genitori, poi fidanzato e marito, amiche, quindi assolutamente sempre in compagnia. E quindi prossima domanda, mai fatto un viaggio da sola? Mai? Non credo che ne avrei il coraggio, sinceramente lo devo ammettere. Magari poi ognuno si fa i suoi, però devo avere la certezza di qualcuno insieme a me. Per raggiungere il luogo di vacanza usi più spesso l'aereo, il treno o l'auto? Sicuramente l'auto. Il treno vorrei provare il Frecciarossa, magari per andare a Roma. L'aereo, anche qui devo ammettere di nuovo questa mia grossa mancanza, non ci sono mai salita, un po' perché ho paura sinceramente, però insomma voglio vincermi al più presto, superare questa paura e andare. Magari iniziando da un breve viaggio, vedremo un po'. La vacanza tra quelle che hai fatto più bella? Allora, ce ne sono più di una, sinceramente. Innanzitutto da bambino, insomma da ragazzina, sono stata a Parigi con i miei genitori. È stato indimenticabile, veramente. Tra l'altro, proprio perché anche loro hanno paura dell'aereo, siamo andati in macchina, quindi siamo tre pazzi, veramente. Sia all'andata che al ritorno, però è stato un viaggio bellissimo, in un hotel molto bello, insomma, siete stati bene, negozi che non vi dico, insomma, anche se sono passati tanti anni, me lo ricordo ancora adesso. E un'altra è stata nel 2005 in Sardegna, siamo andati io, mio marito e dei nostri amici, nella zona di Golfo Aranci, siamo stati benissimo, mi sembra Baia Caddinas, adesso non so se la conoscete, quindi nel nord della Sardegna, è stato bello sia il viaggio che insomma fantastico, il tutto addolcito e reso più indimenticabile dal fatto che avevo scoperto poco prima di partire di essere incinta per la prima volta, quindi insomma bello, del bambino, del mio bambino insomma. E la vacanza tra quelle che hai fatto più brutta, allora è stato a Riccione. Noi siamo, diciamo così, abitué di Riccione, ogni anno ci torniamo da 20 anni, di solito andiamo da quasi 20 anni, vabbè adesso non esageriamo, di solito andiamo in un hotel dove ci troviamo molto bene entro giugno oppure agosto-settembre, comunque nei periodi dove c'è un pochino meno ressa. Quell'anno lì, in cui eravamo ancora fidanzati appunto io e mio marito, per una serie di motivi che adesso non ricordo, siamo andati tra luglio e agosto, per cui nell'hotel non c'era posto, abbiamo cambiato hotel e mi sono trovata malissimo, devo dire, non faccio il nome, ma un hotel brutto dove si mangiava male, si stava proprio male,
Tant'è che avevamo inventato, eravamo proprio giovani, una scusa, tipo il classico la zia che muore, una cosa del genere, non si dovrebbe assolutamente, però eravamo anche molto giovani, per anticipare appunto la fine della vacanza. Oltretutto, l'unica volta che avevamo prenotato 10 giorni, mi sembra che noi anche un po' per quello non prenotiamo mai tanto perché magari poi ci stufiamo lì 10 giorni e quindi insomma quella veramente è stata brutta. Il posto che hai visitato che ti ha maggiormente affascinato? Sicuramente Parigi, perché è fantastica, insomma inutile dirlo. Il posto che hai visitato che ti ha maggiormente deluso? Non ne dico perché purtroppo io ho viaggiato poco, tra l'altro per mia scelta e non per chissà quale motivo, e mi rendo conto adesso che sono un po' più matura, un po' più ponderata, quindi figuratevi una volta com'ero, che mi sono persa davvero tante cose, tante occasioni che insomma, peccato, ma magari c'è sempre tempo per rimediare, speriamo. Quindicesima domanda, tre oggetti che non puoi proprio lasciare a casa quando parti. Allora, innanzitutto il mio beauty case, non tanto per i trucchi, perché poi magari non mi trucco neanche in vacanza, perché anche lì mi piace staccare, proprio riposarmi, ma perché magari non so il mio detergente, la mia crema, la mia, ecco, proprio le mie cose. La sveglia. Che sembra un'assurdità, ma io ho di quelle sveglie della Oregon Scientific che proietta l'ora sul soffitto, per cui devo sempre avere l'ora sotto controllo. Magari non so, mi sveglio di notte, quando mi sveglio al mattino, quando vado a letto, in ogni momento. Per cui una mia piccola mania, sono fatta così. La sveglia assolutamente, e altra assurdità, che apparentemente può sembrare un'assurdità rispetto a una vacanza, l'agenda. Perché mi rassicura quando sono fuori casa poter annotare, non so, i posti che ho visto, le spese che ho fatto, ecco, è una mia piccola mania, anche quella. Poi, quando vai al mare, fai vita da spiaggia o ti piace gironzolare per il posto? Mi piace fare entrambe le cose, per cui magari al mattino vado in spiaggia o verso sera e il resto del giorno vado ovviamente a gironzolare, mi piace fare shopping, quindi assolutamente tutte e due le cose. Tre mete dove vorresti andare, allora ne dirò tre, ma ce ne sono più di tre, per cui iniziamo da tre mete che sono, vabbè, vorrei rivedere Parigi, vorrei andare a Londra e vorrei andare a Roma. E poi aggiungo anche altre tre, se mi date la possibilità, signorina Bloggi, tu che hai inventato il tag, scusami questa mia eccezione, e mi piacerebbe vedere il Brasile, vorrei andare a Rio, New York e Los Angeles, per cui boh. Vedremo. 18ª domanda, dove andrai quest'estate? Allora, non lo so ancora, non ho un programma preciso. Solitamente andiamo via agosto, settembre, così. Agosto sicuramente in campagna, ma ancora più in campagna di dove sono, un po' più al fresco per il bambino, per cui farò base lì e mi sposterò, magari andrò in Valle d'Aosta qualche giorno. Mi piace fare, visitare Saint-Vincent, Courmayeur, Aosta ovviamente e solitamente ogni anno qualche giorno ci vado e poi altri programmi non ne ho ancora, comunque da qualche parte sicuramente ve lo farò sapere. Infine, chi tagghi? Allora, taggo tre ragazze che seguo sempre su YouTube e a loro volta mi seguono e sono Makeup Bellezza, Kiss Gibellina 72 ed Erika Auricchio. Quindi ragazze, siete taggate, fate il video quando potete, quando volete, se volete mi fa piacere e vi mando un bacione. Per cui ragazze, questa era l'ultima domanda. Ringrazio ancora Lady Annie33 per il tag e ci vediamo presto al prossimo video. Un bacione a tutte.